Tanto buon pomeriggio a tutti e a tutti. Il mio ruolo appunto è quello di introdurre, ma con dei saluti essenzialmente, perché poi nel merito dei contenuti si entrerà nel vivo, si entrerà poi con le sessioni. Quindi porto i saluti un po' degli organizzatori e dei responsabili di questo progetto, senza citare i tantissimi che si stanno impegnando all'interno di questo progetto per nome e cognome, però almeno le istituzioni che sono stati promotori di questo progetto che riguarda Teatro Salute e Benessere, dell'Università di Torino, articolato al suo interno in vari soggetti che ci partecipano, il Master in Teatro Sociale di Comunità, i corsi di laurea in infermieristica e in educazione professionale, il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, ma assieme all'Università degli Studi sviluppa questo progetto assieme al DORS della Regione Piemonte e all'ASL Cuneo 1. Tanto vediamo già che c'è una pluralità di soggetti di diversa anche tipologia, uniti da che cosa? Da un desiderio e una necessità anche di confronto rispetto a un problema come quello del benessere e della salute, che vede una comunanza intanto di valori intorno a questi due aspetti. Una comunanza di valori che ci fa chiedere anche quali siano anche i modi migliori perché possa essere sviluppato realmente, poi concretamente, un po' questo aspetto del benessere e della salute. Sono valori che discendono naturalmente dalla Costituzione, ma poi devono essere resi vivi nella pratica quotidiana. La pratica quotidiana vuol dire che, e questi soggetti ne sono un po' testimonianza, la pratica quotidiana della cura, qui si sviluppa anche una relazione di cura con le persone che hanno bisogno, una pratica quotidiana di promozione della salute, quindi vediamo anche un altro soggetto coinvolto, ma una pratica quotidiana che è anche quella della formazione di quelli che poi devono nella pratica appunto operare con questa impostazione, e devono avere questa cultura, prima ancora che tecnica, è una cultura che bisogna sviluppare come approccio a queste tematiche. Quindi sono valori che ci accomunano, c'è necessità di confrontarsi, ci siamo ritrovati in questa struttura che è anche un po' un valore simbolico, Officina Grandi Riparazioni, quindi Officina intanto perché sarà anche l'impostazione metodologica dei lavori che si svolgeranno in queste tre giornate, due a Torino e poi una a Cuneo, e viene facile anche fare il collegamento con le grandi riparazioni, nel senso che probabilmente dobbiamo anche lavorare in una situazione dove ci sono da fare delle grandi riparazioni rispetto al problema della salute e della promozione del benessere, oppure lavorare anche soprattutto per evitare che questo arrivi a delle grandi riparazioni, ma sicuramente questo dobbiamo farlo. Ciò che è stato e ci ha visto poi lavorare insieme è che l'esperienza dell'utilizzo della metodologia del teatro sociale e di comunità si è dimostrato molto potente dal punto di vista della possibilità di raggiungere alcuni risultati, molto potente nella pratica di cura, nella pratica della promozione del benessere, e molto potente anche dal punto di vista della formazione. Qui faccio un piccolo inciso in quanto anche presidente del corso di laurea di Torino, perché abbiamo visto nel corso degli anni quanto fosse difficile formare degli operatori, dei professionisti attenti anche non soltanto a queste tematiche, ma attenti anche a tutto quello che riguarda la relazione con le altre persone, le persone cui ci prendiamo cura, e in particolare poi quando questo arriva alla relazione tra corpi anche, oltre che menti, oltre che pensieri, relazioni tra corpi come quello della pratica infermieristica. E questo lo dico perché abbiamo poi scoperto che una metodologia, una pratica come quella del teatro sociale e di comunità permette in effetti agli studenti di fare proprio questa forte esperienza. Da qui il motivo per cui si trovano insieme soggetti che si occupano sia di formazione e soggetti che si occupano della pratica clinica, intendendo questo la pratica negli ambiti reali. È una metodologia che ha un riconoscimento anche a livello europeo, ormai si sta sviluppando in diverse situazioni. A livello piemontese sono già state numerose esperienze che verranno raccontate, appunto saranno oggetto anche di confronto all'interno poi dei laboratori, tanto che queste esperienze sono state riconosciute e riteniamo che sia
un importante, un bellissimo riconoscimento anche di questo lavoro culturale scientifico, riconosciute attraverso il sostegno di due progetti, di ricerca, che sono stati finanziati dalle fondazioni delle casse di risparmio di Torino e della cassa di risparmio di Cuneo. Quindi crediamo che sia non soltanto un risultato questo, anzi è un nuovo punto di partenza che ci permette anche con alcune solidità di risorse, insomma, di poter sviluppare questo tipo di percorso. In generale io non aggiungerei altro, solo a modo di curiosità, magari sempre nel ruolo di presidente del corso di laurea, aggiungo che questa esperienza la stiamo sfruttando veramente fino in fondo. Abbiamo ripetutamente dato la possibilità a studenti di partecipare a dei laboratori di teatro, relazioni di cura, ma poi abbiamo allargato anche questa pratica all'interno di altri progetti che verranno presentati nei laboratori di domani. Uno è quello rivolto agli anziani, lo splendore dell'età, e anche il progetto teatro e afasia. E a titolo informativo comunico anche che dal 7 novembre partirà un'altra esperienza degli studenti, che va sempre all'interno di questo solco, vedremo di farla rientrare, e offerta agli studenti, che è un'esperienza di tango movimento terapia, sempre come formazione alla relazione. L'ultima cosa di tipo generale che voglio dire, proprio perché è presente anche l'università all'interno di questa esperienza, è l'attenzione che soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, stiamo dando anche all'aspetto della valutazione di questa esperienza, di questo progetto. Cosa difficilissima, perché valutare tutto ciò che ha a che fare con stili di vita, cultura, pratiche poco palpabili a volte, dei grandi risultati ma poco palpabili. Lo stesso vale nella formazione, andare a valutare l'efficacia di certi interventi poi a livello formativo, le ricadute magari a distanza di tempo, è veramente difficile. Però in questo ci siamo messi, con l'aiuto anche di alcuni esperti di valutazione, e questo non tanto da un punto di vista tecnico vorrei comunicarlo, ma perché è un indicatore del fatto che un gruppo che ruota intorno a questo progetto, che continua a interrogarsi anche sull'efficacia delle cose che si fanno. Non è soltanto bello fare queste cose, perché poi c'è anche questo aspetto, ma ci chiediamo se serve anche, con qualche difficoltà, però in questo abbiamo anche iniziato un percorso. Era veramente un saluto introduttivo, quindi non...